Ciao ragazzi, sono Samuele di Mago e benvenuti in un nuovo video. Oggi parleremo dei 5 errori principali che commettono le persone quando cominciano ad avvicinarsi alla fotografia. Ma ricordatevi prima di iscrivervi al canale per vedere ancora molti altri video riguardanti il videomaking e la fotografia. Lasciate un like a questo video se vi è piaciuto e commentate facendomi sapere il vostro pensiero. Ma iniziamo adesso dal primo errore. È quello di dare troppa importanza all'attrezzatura, avere troppe aspettative sull'attrezzatura. Anche se disponete di risorse economiche per acquistare attrezzatura da molte migliaia di euro, non è solamente quello che farà crescere di livello la vostra fotografia, perché prima di questo c'è la composizione, c'è la tecnica, c'è l'idea che sta dietro una fotografia. A parità di idee, a parità di tecnica e a parità di abilità, è vero, una fotografia scattata con buona attrezzatura può fare la differenza, ma prima dell'attrezzatura ricordatevi sempre che ci sono tante altre cose, che a volte una fotografia realizzata con uno smartphone può essere migliore rispetto a quella fotografata con una camera da un prezzo molto elevato, perché dietro a quella fotografia c'è un'idea, c'è una composizione, c'è uno studio dell'immagine. Quindi ricordatevi sempre, prima dell'attrezzatura arriva l'idea, prima dell'attrezzatura arriva la tecnica. L'attrezzatura è soltanto qualcosa che arriva in un secondo momento per fare la differenza sulle vostre immagini. Il secondo errore è non dare importanza alla luce intesa sia come quantità che come qualità. Cercare di scattare nei momenti giusti della giornata è sicuramente uno dei fattori che può fare la differenza nelle vostre fotografie. Anche controllarne la quantità e basandoci così sul tipo di fotografia che vogliamo andare a realizzare. Molte volte basta anche una piccola fonte di luce per poter regalare un'idea o uno scatto molto d'impatto, molto forte. Appena ci si avvicina alla fotografia si dà molta più importanza all'evento, al momento, a cogliere qualcosa che sta accadendo. Tante foto che vediamo in giro che racchiudono un momento specifico, un momento molto significativo, ci fa pensare che ha colto quel momento, ma in realtà dietro ognuna di quelle immagini c'è un grande studio della luce, una grande attesa per aspettare il momento giusto, ma non soltanto per quanto riguarda l'azione o la scena o quello che sta accadendo nella mia fotografia, ma anche per prendere quell'esatto momento con la luce giusta, studiata nel modo giusto, così da renderla veramente una fotografia perfetta. Quindi se vi state avvicinando alla fotografia, ricordatevi che la fotografia è luce, è fatta da luce. Senza quella la fotografia non potrebbe esistere. È l'elemento principale che può caratterizzare le nostre immagini. Controllatene sempre la qualità e la quantità prima di scattare per poter migliorare le vostre immagini. L'errore numero 3 è utilizzare il meteo come una scusa. Molte volte in brutte giornate si evita di andare a fare fotografie perché è brutto, perché con la nebbia non vengono belle foto, perché con la pioggia è impossibile fotografare, ma non è assolutamente vero. Le condizioni meteo possono essere perfette per raccontare storie, per descrivere momenti e per trovare situazioni particolari. Molte volte al termine di un temporale ci sono riflessi, perché tutto quello che c'è sulla nostra scena è bagnato, quindi può riflettere regalando giochi di luce molto particolari. Molte volte anche durante un temporale ci possono essere momenti dove il cielo leggermente si apre, filtra la luce e ha un grande contrasto tra la scena di un temporale e il sole che sta arrivando. Quindi tutte queste sono cose che, se come scusa ci imponiamo che durante una giornata di brutto tempo non esco perché durante il brutto tempo non si realizzano immagini interessanti, mi sto precludendo la possibilità di scattare invece immagini molto forti, molto impattanti e molto interessanti. Ricordatevelo sempre, e lo dico in molti video, durante il brutto tempo, quando le giornate sono brutte, uscite, perché potete trovare delle situazioni e catturare delle immagini davvero fantastiche. Siamo al terzo. Siamo al terzo, al quarto. Il quarto errore che può incorrere in una persona che si sta appassionando alla fotografia, in realtà sono due, ma li mettiamo insieme perché sono molto simili. A volte sento persone che hanno appena cominciato a fotografare dire: non edito le mie foto. Non edito le mie foto perché, uno, non so ancora farlo, oppure dall'altro lato, no, perché vado a rovinare la fotografia, la post-produzione è un creare qualcosa che non è naturale, e questo non è assolutamente vero, perché chi ha una conoscenza minima anche della fotografia analogica, la post-produzione si faceva già e si faceva in camera oscura. Quindi editare le vostre foto serve per dare il massimo, per ottenere il massimo da quelle immagini. Quindi se state iniziando ad avvicinarvi al mondo della fotografia, state cominciando a fare i vostri primi scatti,
cominciate anche ad editarle, cominciate a sperimentare, cominciate a cercare il vostro stile per quanto riguarda la post-produzione. L'altro errore che metto sempre in questo quarto punto è quello di editarle troppo. Da una parte ci sono quelli che non edito le mie foto perché vado a fare qualcosa di artificiale, dall'altra parte, non avendo esperienza nell'edit di foto, vado a esagerare la post-produzione, vado a creare realmente degli effetti finti, degli effetti non piacevoli da guardare, che però magari inizialmente posso trovare interessanti. E questo è una cosa che è capitato a tutti, a me in prima persona, quando ho iniziato ad editare foto con Photoshop, con Lightroom. Quindi, come questo quarto punto, il mio consiglio è: cominciate subito ad editare le vostre foto, però con cautela, cercando di capire che cosa fanno i vari parametri e cercando di tenere la vostra foto sempre più naturale possibile. E il quinto è... Il quinto errore che comunemente viene fatto è non passare tempo, non spendere abbastanza tempo sulla nostra location. Ho già realizzato un video intero che vi lascio qui in descrizione. Non me lo ricordo mai. Non passare abbastanza tempo sulla location molte volte mi fa catturare un'immagine che può essere banale o non mi fa scoprire cose che stanno a due passi da me. Dedicare tempo alla mia location vuol dire anche fare cambiare le condizioni. Fare cambiare le condizioni potendo cogliere momenti diversi, potendo cogliere luce diversa, potendo cogliere situazioni diverse. Questo è molto importante. Il consiglio che vi do, soprattutto quando cominciate a fotografare, è: riducete il numero delle location, ma aumentate il tempo che passate in ogni singola location. Se quello che volete fare è una fotografia soprattutto paesaggistica, la vostra location deve avere il tempo di farsi conoscere da voi. Voi dovete avere il tempo di sperimentare, di cercare nuove visuali, di far cambiare le condizioni che sono attorno a voi. E come consiglio vi do anche di tornare sulla stessa location più volte per avere condizioni diverse e per affrontarla con una conoscenza diversa, perché se ci siete già stati, avete passato del tempo lì, sapete già come muovervi. Quindi anche la stessa immagine che potrete andare a catturare, sono sicuro che può migliorare proprio per questo, perché la conoscete meglio e perché potete sfruttarla meglio. Ecco qua, questi sono i 5 errori che secondo me vengono commessi più spesso da chi comincia a scattare fotografie. Come sempre, vi invito a iscrivervi al canale e attivare le notifiche se volete vedere altri video sulla fotografia e il videomaking. Lasciate un like e un commento per farmi sapere cosa ne pensate di questo video. E con questo io vi saluto e ci vediamo nel prossimo video.